Allora, innanzitutto grazie alle ragazze e ragazzi del Consiglio Comunale perché credo che ci emozionate sempre con le vostre riflessioni e le vostre parole. Benvenuti e ben ritrovati a tutti e a tutte. Quella di oggi è un'occasione speciale, non soltanto perché, come sapete, l'anno scorso abbiamo dovuto rimandare a malincuore questo nostro consueto appuntamento, ma anche perché quest'anno decorre il centenario della nascita di Iole Decilia, la partigiana Paola, cui dedichiamo ogni anno questo momento di incontro e riflessione. Permettetemi di fare una breve premessa. La separazione dei nostri affetti, la perdita dei nostri cari, dei nostri partigiani, il distanziamento fisico e non sociale, come troppo spesso ci siamo sentiti ripetere, che abbiamo purtroppo tutti quanti esperito durante questi lunghi mesi di pandemia, credo ci possano davvero aiutare a riscoprire il rinnovato valore di commemorazioni come quella di oggi, che l'ANPI promuove instancabilmente da tanti anni in collaborazione con le comunità locali. Perché celebrare assieme il ricordo della Resistenza ci consente di riunirci in quanto membri di collettività attive e solidali, unite nelle loro diversità da un'eredità comune che sempre ci deve accompagnare e sempre ci accompagnerà. Da storie di coraggio e di partecipazione che risalgono a ormai quasi 80 anni fa, ma che ancora oggi hanno tanto da insegnarci. Storie come quelle di Paola, la nostra compaesana, uccisa nel fiore della propria giovinezza in un rudere abbandonato a Palpola, piccola frazione del comune di Tramonti di Sotto, il 9 dicembre 1944, assieme al suo compagno Giannino Bosi, detto Battisti, comandante del gruppo Brigate Garibaldi Sud. Nella motivazione con cui Paola fu insignita della medaglia d'argento al valore militare nel giugno del 1957, molti anni dopo la sua morte, si legge: infermiera professionista, subito dopo l'armistizio si portava arditamente e coraggiosamente presso le formazioni partigiane, portando la sua opera di umanità e distinguendosi anche vivamente per l'attività nel campo informativo e dei collegamenti. E ancora, dividendo disagi e pericoli con gli ultimi gruppi che con disperata tenacia si mantenevano in armi, difendeva la vetta del Monte Rossa, fianco a fianco di un valoroso comandante partigiano. Mario Lizzero, ex capo partigiano friulano, tra i fondatori dei primi gruppi garibaldini della nostra regione, per lungo tempo parlamentare del Partito Comunista, nonché membro del Consiglio Nazionale dell'ANPI, nell'appassionato discorso tenuto di fronte alla Camera dei Deputati per l'intitolazione di questa piazza alla memoria di Iole, non usa mezzi termini per descrivere l'eroismo e gli alti ideali che animavano la giovane partigiana di Savalons, esprimendo profonda ammirazione nei confronti di questa ragazza coraggiosa, generosa, capace, altruista, né tantomeno nascondendo la delusione di vedere respinta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta del comando del gruppo Divisioni Garibaldi Friuli di riconoscere la medaglia d'oro al valor militare. Il valore della gesta di Paola non si esaurisce però nel fatto che la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1944, all'età di soli 23 anni, essa scelse di non abbandonare i propri compagni né il proprio amore, Giannino, che era gravemente ferito ad una gamba e non poteva camminare. E nemmeno nel fatto che i due, che si erano rifugiati in quella catapecchia per far riposare la gamba di Giannino, appena avvistato l'improvviso assalto del plotone Valanga della decima MAS verso gli altri 10 compagni del proprio battaglione, non poterono trattenersi dal raggiungere nuovamente l'abitato per cercare di soccorrerli, con le poche forze loro rimaste. E nemmeno ancora nel fatto che quando il suo Giannino era già caduto sotto i colpi del fuoco nemico, Iole prese in braccio il suo fucile e cominciò a sparare contro gli assalitori fascisti, pur sapendo, molto probabilmente, di non avere alcuna speranza di sopravvivere. L'impegno e la nobiltà d'animo caratterizzano infatti l'intera, per quanto breve, esistenza di questa giovane donna, che è nata ad Ampezzo nel gennaio del 1921 e cresciuta in una modesta famiglia operaia emigrata in Francia, poi dovuta rientrare in Italia allo scoppio della guerra nel 1940. Prese servizio come infermiera presso l'ospedale civile di Udine, dove curava i pazienti tubercolotici del reparto Forlanini. Qui, alla prima occasione utile che le fu offerta,
Accettò con entusiasmo e senza esitazioni di supportare la causa resistenziale, salendo periodicamente in montagna assieme alla collega e grande amica Fidalma Galosi, la partigiana Gianna. Per curare di nascosto i ribelli, organizzando assieme a lei i primi ospedaletti da campo partigiani. Perché Iole aveva capito, come tanti altri e altre giovani come lei, che la lotta armata costituiva a quel tempo l'unico mezzo per poter fermare la guerra infame voluta dal regime fascista, alleato del Terzo Reich, quella guerra che ormai da anni dilaniava il paese e che colpiva impunemente la popolazione civile, oppressa dalle politiche scellerate della dittatura mussoliniana. La nostra compaesana e la sua compagna ben presto però cominciarono a svolgere attività di supporto anche in pianura, irrobustendo la rete delle staffette friulane. Quelle tante donne che svolgevano l'essenziale e rischiosissimo compito di mettere in contatto fra di loro i diversi gruppi partigiani, altrimenti isolati e privi di un coordinamento militare efficace, corrispondendo messaggi, materiale medico, viveri. Ma le azioni in pianura di Paola e Gianna non durarono a lungo. Erano state identificate dai funzionari della Wehrmacht come collaboratrici di partigiani e sarebbero state presto arrestate o eliminate dai militari tedeschi se una spia dei Gapodinesi non l'avesse scoperto in tempo, avvertendole. Entrambe dovettero quindi darsi la clandestinità in montagna, dove dal maggio del 1944, oltre all'assistenza medica ai feriti, assieme alla sorella di Iole, Maria, la patriota Nella, entrarono a far parte dei gruppi di difesa della donna sorti nella zona libera della Repubblica di Carnia, una delle prime zone libere d'Italia. La resistenza, dunque, per molte donne come Iole, Fidalma e Maria, coincise con l'inizio di una lotta per l'emancipazione femminile e per la parità di genere, che si protrasse ben oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale e che credo tutt'oggi non possa dirsi affatto conclusa. D'altronde la storia ci insegna che l'ampio sostegno di cui godettero i partigiani durante la guerra civile da parte della popolazione dell'Italia occupata, certo non vi sarebbe potuto essere se le donne della Resistenza non avessero lavorato pazientemente e lungamente per instaurare relazioni di fiducia reciproca e di solidarietà tra gli abitanti e i nuclei dei ribelli. E le donne pagarono a duro prezzo il loro protagonismo nella lotta per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Oggi sappiamo che furono circa 35.000 le donne in armi, delle quali 4.560 arrestate e condannate, 2.750 deportate e 600 fucilate o morte in combattimento. Oltre a tutte coloro di cui non abbiamo memoria, a causa del forte stigma sociale e dei diffusi pregiudizi sessisti, che spinsero tante ex partigiane, staffette, patriote e collaboratrici a celare nel dopoguerra le proprie gesta. E non è un caso che delle sole 21 donne ad essere elette nel 1946 tra i banchi dei 556 seggi dell'Assemblea Costituente, la schiacciante maggioranza fosse costituita da partigiane e la restante minoranza, con rarissime eccezioni, da oppositrici che erano state costrette all'esilio, oppure erano state mandate al confino. A distanza di 60 anni, Nadia Gallico, deputata comunista che entrò a far parte, assieme a solamente altre sei donne, della Commissione dei 75, cui l'Assemblea assegnò il complesso incarico di discutere e scrivere gli articoli della nuova Carta Costituzionale, racconterà: sapevamo che la condizione sociale e giuridica della donna italiana era tra le più arretrate d'Europa. Il fascismo l'aveva aggravata, umiliando perfino la concezione della maternità. Le deputate pensavano che la Costituente fosse un'occasione per sancire l'uguaglianza tra i sessi. Dovevamo quindi batterci unite per superare le resistenze, inevitabili e già individuabili, vigilare per cancellare ogni posizione di inferiorità e affermare i diritti di libertà e di uguaglianza, guardando avanti il più possibile, lasciando la porta aperta alle conquiste future. Ed è dunque grazie a questo prezioso e combattivo spirito di alleanza che le madri della nostra Costituzione riuscirono a mettere in secondo piano le differenze ideologiche e di partito per difendersi vicendevolmente dai pregiudizi e dagli attacchi dei loro colleghi uomini, ma soprattutto per contribuire in maniera essenziale all'abolizione
di molte delle vergognose discriminazioni che avevano fino ad allora oppresso le donne sui luoghi di lavoro, all'interno della famiglia e in generale nella società. Se però è impossibile elencare qui tutte le importanti e numerose battaglie da loro intraprese, fuori e dentro, prima, durante e dopo l'esperienza della Costituente, quel che sicuramente non ci possiamo permettere di dimenticare, né oggi né mai, è che i diritti democratici di cui attualmente godiamo, sociali e civili, individuali e collettivi, sono stati ottenuti col sangue e col sacrificio di tutti coloro che, come la nostra Iole, hanno scelto da che parte stare e hanno combattuto fino in fondo per vedere realizzato ciò in cui credevano, un futuro più giusto e migliore per tutti, un futuro di libertà, pace, uguaglianza, democrazia. Ma non facciamoci ingannare. Tali diritti non si difendono da soli, né durano per sempre. È pertanto nostro dovere di cittadine e cittadini coltivarli con costanza e attenzione, senza scordarsi di essere solidali con chi ancora oggi lotta e resiste. Per questo motivo vorrei dedicare la mia orazione di quest'anno a Patrick Zaki, studente del Master Gemma dell'Università di Bologna in studi di genere e delle donne, impunemente torturato e ingiustamente detenuto per 22 mesi nel carcere egiziano di Tora, perché come tante e tanti attivisti come lui ha scelto da che parte stare. Grazie di cuore e viva la Resistenza!